Gli sforzi sovrumani compiuti dai sindaci della montagna Teramana e dall'amministrazione provinciale per rilanciare un entroterra terremotato e spopolato rischiano ora di essere vanificati a causa degli aumenti autostradali sull'A24 e A25 che sfiorano il 13% in più. Un aggravio che colpisce soprattutto gli sfollati che dalla costa viaggiano ogni giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro, ma che in fondo non risparmia nessuno. Il fronte della contestazione monta di giorno in giorno e vede compattarsi primi cittadini, sindacati, associazioni di categoria, ma soprattutto dal versante teramano che si alzano le voci più forti, quelle degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Casartigiani è stata tra le prime associazioni a muoversi, innanzitutto perché insomma, riteniamo che la nostra provincia è stata già colpita da eventi veramente brutti nel corso del 2017 e naturalmente ancora oggi abbiamo grossi problemi per ripartire, insomma, legata a una serie di anche situazioni che vengono da lontano. E affliggere i cittadini, le imprese con questo nuovo aggravio, un rincaro del 14%, è sicuramente insomma, una cosa inaudita. Abbiamo chiesto subito al Presidente della Regione di attivarsi e di aprire anche un tavolo regionale aperto a tutti, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni datoriali, alle associazioni sindacali, perché insomma c'è un fermento. Ma cosa temete? Ma in particolare temiamo che per le nostre imprese ci sia un aggravio finale sui costi di beni e servizi, cioè un imprenditore che si fa due conti, quando sa che deve pagare per la propria produzione, per la propria rete commerciale un 14% in più di autostrada, deve aumentare il costo finale del prodotto o del servizio e quindi si rischia naturalmente anche di perdere competitività sui mercati che sappiamo già non sono facili. Intanto il governatore D'Alfonso promette di trattare la vicenda degli aumenti autostradali direttamente col ministro Delrio. Si batterà affinché l'aggravio massimo non superi il 2%. Invece, con il rincaro attualmente previsto sulla strada dei parchi, sarebbe come far pagare un caffè al bar 20 euro.